Sabato 11 giugno 2011 a Parrano si è inaugurato il parco termale Bagno del Diavolo. Una giornata storica per tutti i parranesi. Grande soddisfazione anche per il sindaco Gino Michelli, che vede così portare a termine nell'arco dei due mandati il primo punto del suo programma, ovvero la realizzazione di una piscina termale proprio nel luogo dove sorgeva, fino agli anni 60, l'antica vasca tanto cara agli abitanti di Parrano. Un parco realizzato nel massimo rispetto della natura, semplice e funzionale, costituito da due vasche situate proprio sotto la suggestiva forra delle Tane del Diavolo. Allora, oggi, dopo veramente 40 anni, Parrano si riappropria di una risorsa importantissima, proprio la piscina termale, quella piscina che 40 anni fa, allorché fu smantellata per costruire un'opera di captazione nuova, i parranesi scrissero giù le mani della piscina. Oggi ritorna realtà e ritorna a essere un bene di questa comunità. Per questa comunità intendo Parrano, ma l'Orvitano, l'Alto Orvitano, tutti i nostri comuni, perché questo penso che sia il primo passo verso un'integrazione di tutte le risorse che abbiamo in quest'area e che dobbiamo valorizzare. Noi abbiamo fatto il nostro piccolo percorso, speriamo insomma che altri si aggiungano a questo. Dopo molto tempo riusciamo a rimettere in moto un meccanismo, questo delle acque termali. E accanto a questo ci auguriamo che anche il privato faccia il suo percorso e che ben presto, insomma, venga affiancata a quest'opera pubblica anche un intervento privato di qualità come quello che sta realizzando. All'inaugurazione hanno partecipato centinaia di cittadini e molte autorità, tra cui l'assessore all'ambiente di Orvieto, Claudio Margottini, di origini parranesi, e l'assessore della Regione Umbria, Silvano Rometti. Sicuramente una giornata oggi incredibile. È una giornata perché è incredibile perché si realizza una di quei modelli di sviluppo del territorio che tutti noi sogniamo, tutti noi abbiamo in mente. Modelli di sviluppo del territorio che sono fortemente basati sulle realtà territoriali, autosufficienti, che creano sviluppo, che creano imprenditoria. Ecco, questo è veramente un modello virtuoso da prendere e clonarlo, ripeterlo in tante realtà di questo territorio, tutto il territorio dell'Orvietano. È una cosa che ci siamo sempre detti, ma una cosa è progettarli in teoria e un'altra cosa invece averle realizzate in pratica. Ed è per questo che sono veramente lieto di poter esprimere gli auguri di un grandissimo successo su questa iniziativa, sperando insieme a questa amministrazione e a tutte le altre del territorio di averne un numero infinito, affinché non sia l'Umbria ad essere il cuore verde dell'Italia, ma sia l'Orvietano ad essere il cuore verde dell'Umbria. Grazie a tutti e buona giornata. Ma questo è un intervento nel quale la Regione ha creduto molto, lo ha finanziato, lo ha sostenuto attraverso i nostri uffici, attraverso Sviluppo Umbria, perché rappresenta bene una politica che noi stiamo portando avanti, che è la politica del benessere, che sono gli interventi che valorizzano il nostro territorio, i nostri beni ambientali, in questo caso l'elemento acqua da un punto di vista termale, e che creerà le condizioni anche per un investimento molto più importante, visto che qui abbiamo un privato che sta facendo un intervento di recupero del castello di Parrano a fini ricettivi, che può rappresentare veramente un investimento molto importante da un punto di vista turistico. Quindi ci sono tutte le condizioni per continuare in queste iniziative che la Regione sta portando avanti sul versante del rafforzamento dell'attrattività turistica del nostro territorio.